come avrebbe detto Lex, che è il cane delle trottoir, era il cane delle trottoir, ma rimarrà nel futuro che vogliamo il cane del trottoir, questo è un colpo di coda. È il colpo di coda della mostra Face Your Phantoms, affronta le tue paure, fronteggia le tue paure, di Alexia Solazzo, tratta o co-creata da me grazie ai miei racconti. Quindi pittura e scrittura coalizzati nel raccontare le paure. Grazie a Michel Vasseur, questa mostra che dal 10 ottobre esiste e continuerà a esistere anche altrove, ma esiste e resiste alle trottoir, avrà la degna conclusione temporanea il giorno, dunque, 19, che è una domenica, 19, le trottoir, piazza 24 maggio 1, Face Your Phantoms, affronta, prendi, guarda in faccia le tue paure, con i quadri di Alexia Solazzo, la coideazione, direi, assoluta di Michel Vasseur e il talento immemorabile di Andrea Cipri. Comunque è stato un grandissimo successo e quindi siamo molto felici di far ed annunciare che questa mostra diventa poi una mostra itinerante che il racconto, anche se sembrano concluse, prenderanno altre forme, che il 1° novembre ha ricominciato a scrivere come sempre Andrea e che naturalmente la nostra artista Alexia Solazzo continua a dipingere e fare sempre più grandi cose per rendere sempre più grande ogni progetto Pinkett Solazzi. Vi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo, certo. Tutti il 19 novembre presso lo trottoir, piazza 20. Alle ore 20. Per la conclusione. Sono ore molto elastiche, come sono elastiche le paure, ma ci saranno successivamente nuove paure da raccontare, da dipingere, e le racconteremo prima che in ogni altro luogo qui. Esatto, quindi vi aspettiamo per affrontare tutti insieme, insieme a noi, le nostre paure. Sembra un po' una cosa di tre moschettieri, tutti per non uno, no, per tutti, ma siamo, sì, manca D'Artagnan, ma meno male che noi. E non sono spariti i gioielli della corona.